Come detto, il progetto da prologo a prologo continua, visitando i territori, sempre questa collaborazione fa prologo, sempre per fare la promozione dei luoghi, incentivando quello che è la gita fuori porta. Io ringrazio la prologo e il sindaco per la gentile ospitalità e passo subito la parola al primo cittadino. Buonasera. Prego. A tutti e benvenuti nel nostro magnifico castello. Questo castello è intitolato alla famiglia Baglioni, la famiglia che ha posseduto per vari anni questo castello. E ringrazio l'Umpli per questa occasione, così possiamo promuovere il nostro territorio. Io sono Rossi Piero, il sindaco di Graffignano e rappresento le comunità di Graffignano e Sipicciano. Ovviamente oltre il castello abbiamo altri luoghi da visitare, come la Mona del Castellonchio, come la Cappella Baglione a Sipicciano e tant'altro. Quindi vi invito a partecipare e venire in tanti, perché comunque oltre a questi magnifici castelli o borghi abbiamo anche una grandissima e bella passeggiata promossa dal CAI, che ci permette comunque di spostarsi nei vari paesi limitrofi come Sant'Angelo, Roccalvece, Celleno, e quindi proponiamo anche il turismo verde, quindi il turismo di camminata. E passo la parola al nostro presidente Paolo Roberto Trifoni, il presidente della Prologo di Graffignano. Buonasera. Ecco, abbiamo ospitato oggi all'interno di quello che è il nostro ridente borgo. Speriamo di, facendovi vedere quelle che sono un po' le nostre caratteristiche, i nostri tesori, se vogliamo, riusciremo in qualche maniera ad incentivarvi a venirci a trovare. E niente, le cose principali sono state già, penso, dette e espresse molto bene dal primo cittadino. E qui si usa molto forte l'associazionismo, per fortuna, di questo prologo, e diciamo trova sponda utile in molte associazioni. Qualcuna oggi purtroppo non è potuta essere presente, per citarne alcune abbiamo l'associazione Sacra della Lumaca, che svolge un evento enogastronomico molto importante, abbiamo il Motoclub Graffignano che ottiene da qualche anno ottimi risultati, la Polisportiva, la Robur, che ha unito Graffignano e Sipicciano, l'altra nostra realtà, e anche per citarne altre, la Banda Progresso, un gruppo di motociclisti, Wolf Bike Team. Comunque ci diamo da fare con l'associazionismo e vi aspettiamo, speriamo che ci veniate a trovare numerosi. Allora, io per affermare sempre di più quella che è stata la nostra presenza qui come Umpli, ho portato il nostro solito pensierino per voi. Mi sono permesso di mettere, ecco, il logo della Prologo e del Comune, da prologo a prologo, in diretta da Graffignano, la gita fuori porta. Grazie mille. Grazie. Va bene? Di nuovo. Allora, che dire, vi aspettiamo tutti qui a Graffignano, contattate la Prologo e creiamo sempre di più questo giro propositivo a livello turistico fra Prologo. Ciao a tutti! Ecco, questo qui è un percorso nel verde che collega Graffignano, Sipicciano, con Sant'Angelo, Roccalvece e Celleno. Siamo stati contattati dal CAI di Viterbo e tramite gli sforzi dell'amministrazione comunale, noi prologo l'amministrazione comunale e il CAI di Viterbo, è stato creato, insomma, questo percorso, cercando di valorizzarlo il più possibile. Ovviamente per organizzare qualche camminata tutti insieme potete tranquillamente contattarci a noi prologo e tramite la nostra pagina Facebook, per avere un contatto diretto e molto semplificato, Prologo Graffignano. Allora, questo è un altro luogo molto importante per la nostra comunità, è il Santuario della Madonna del Castellonchio. Questo è un bellissimo parco. Questa qui è la chiesa storica del paese. Diciamo che solitamente questo posto viene utilizzato anche per matrimoni e cerimonie, c'è anche una parte con l'altare all'aperto. Se proseguiamo in avanti ci sono delle sorgenti scendendo delle scale,
per permettere a tutti di bere l'ottima acqua che proviene da queste sorgenti, è stata fatta una fontana una ventina d'anni fa da un regalo degli artigiani del luogo. È stata costruita questa fontana in cima e poi si scende una scala dove si ammira sempre un po' di natura e possiamo trovare direttamente le fonti. Possiamo vedere apparsa anche qualche scultura di qualche artista nostrano. Questa è la sorgente dell'acqua di cui parlavamo prima, della fontana accessibile a tutti sopra. È un'acqua che dalle analisi ha delle caratteristiche, diciamo, organiche molto simili a un'acqua che è abbastanza conosciuta, tipo l'acqua panna, per capirci, come qualità, quindi è molto buona da bere. Questo qui invece è un posto molto caro agli abitanti e anche a chi ci viene a trovare. È proprio dietro a quello che è il centro del paese, con la piazza comunale, è un pensatoio, possiamo definirlo così, dove i bambini possono svagarsi e i genitori sono liberi di avere, senza perdere il controllo dei propri figli, la possibilità di pensare e, per chi ama farlo, anche di creare con la pace che uno può avere qui dentro. Oltre al pensatoio che abbiamo visto prima, c'è anche la possibilità di avere un po' di ristoro e rinfresco presso la piscina comunale, che vediamo, molto ampia, con intorno il giardino. E se uno vuole svagarsi ulteriormente, c'è anche un pratico campo da calcio che può diventare anche campo da tennis. Come vi facciamo vedere qui a Graffignano, oltre alla natura c'è anche una grossa possibilità di svago per i più piccoli e per i più grandi. Ecco, questo è un altro dei nostri parchi, anche se al momento, come potete vedere, c'è molta luce. Qui la sera è perfetto per godersi un po' di fresco. Rispetto a Roma trovate un 10-12 gradi di differenza. Eccoci qua, questa invece è la parte vecchia del paese, il cosiddetto di dentro, sarebbe il cuore del vecchio borgo che si sviluppava attorno al castello Baglioni Santa Croce. Questa è la chiave del castello. Apriamo il castello Baglioni di Graffignano. Buongiorno, sono Anna Maggioaprile, presidente di Open, associazione che nasce nel 2017 e ha lo scopo di valorizzare le tradizioni culturali del nostro paese. E dal 2017 abbiamo aperto il Castello Baglioni Santa Croce di Graffignano al pubblico, quindi al paese, alle rappresentazioni, alla musica, alla fruizione di questo bellissimo castello che è una fortezza. Il mastio, la torre, lo vedete? È la torre con le segrete, con le prigioni. Qui siamo nel primo cortile del castello, possiamo vedere questo cortile a ciottoli con un pozzo cisterna e l'elemento principale è la torre, che è
imponente, è il mastio del castello e ha una scala interna a forma di lumaca, quindi a chiocciola, e stanze per gli armati in ogni piano. Dal castello la scalinata porta ai piani superiori, che sono i piani nobili, mentre questi erano quelli destinati alle masserizie. Lì c'era per esempio un fontanile e il castello, come ho detto, è un castello fortezza, quindi di difesa, di un sistema di castelli che stavano a guardia del Tevere. Qui entriamo nelle sale principali. Le sale principali del castello, vedete il sistema di capitelli che sorreggono il piano superiore. Sono molto belli, importanti, le finestre a ogiva, quelle, altro elemento, quello è un elemento, il castello del 1200, quelle sono originali. Entriamo nella seconda sala, che è molto importante perché contiene i butti, gli immondezzai del castello, e che sono stati ampiamente scavati dagli archeologi, che vi hanno ritrovato piatti e vasellame del 1500. In più hanno fatto uno studio sulla tavola del 500, quindi le specie animali che venivano mangiate e che abitavano il nostro territorio. Per esempio c'era il maiale, erano quelli piccoli neri di Cintasenese. Sono stati ritrovati testuggi, litassi. Adesso ci inoltriamo nell'altra sala, che contiene una mostra archeologica di una villa romana del primo secolo che si trova nella frazione di Graffignano, che è a 7 km e si chiama Siricciano. Villa romana importante, con grandi, perché grandi sono le fondamenta. Accanto alla villa è stata trovata una vasca circolare di 19 metri, molto profonda, dentro la quale ci sono state ritrovate 270 casse di materiali, anfore da tutto il Mediterraneo, materiali importanti, imponenti, che presupponevano il fatto che il Tevere fosse una grande autostrada che collegava il nord a Roma, e presupponeva anche un alveo diverso, un diverso porto. Per esempio importantissimo è quest'anfora in bronzo e il gioco del tris, del filetto, che attraversa tutte quante le civiltà, dai fenici ai cinesi. Questa una parte della vasca circolare che voi vedete a grandi gradini era sicuramente destinata, attraverso un sistema di pozzi, alla piscicoltura d'acqua dolce, quindi alla riproduzione dei pesci d'acqua dolce. Qui, come potete vedere, ancora è la parte medievale del castello. Attraverso questa porta noi ci inoltriamo nella parte settecentesca, quella che vede come protagonisti i Santa Croce, che governano questo castello per circa due secoli. Questa è ancora una colonna con un capitello in tufo, anche il castello è fatto di conci di tufo, e questo è rarissimo perché il tufo sgretola, è un materiale sgretolante, quindi questo è un tipico pozzo romano con il piedino di un ragazzino che lo ha attraversato quando era ancora molle. Adesso, attraverso questo magnifico pavimento originale, ci inoltriamo nella parte del cortile che dà sui giardini del castello. Il castello da qui mostra la sua imponenza. È molto bella la struttura, è uno dei sette castelli in Italia fatti in tufo cosiddetto bianco, una particolare qualità di tufo. Questa è la parte medievale. La parte medievale ha avuto un ampliamento settecentesco, che è questo, e comprende questa che era la foresteria. Il castello è stato tribunale fino al 1790. Abbiamo conservati negli archivi storie e processi
che si sono tenuti all'interno. Per esempio il processo di due donne che hanno avvelenato il marito e sono state incarcerate nella torre e sono riuscite poi a scappare corrompendone i carcerieri. Questa che voi vedete contiene un piccolo torrione. Questa era la prigione destinata ai personaggi importanti. Dentro c'è l'iscrizione di un medico, che era il medico condotto nel 1700 del paese e che era stato rinchiuso qui perché invece di essere presente con la popolazione si dava al gioco alle donne e quindi era stato incarcerato all'interno. Questa è la porta, è l'ingresso principale del castello, l'ingresso medievale che dava sul borgo, perché il borgo è parte da questa piazza che si chiama Piazza Passarella ed ha un percorso ad U a ferro di cavallo. E comprende solo le due vie, via di dentro e via Ripe. Questa che voi vedete, questa casa con questo balcone, era la prima chiesa del paese, è stata la prima chiesa del paese, Santa Maria Apparuta. In questa piazza si può vedere il castello da dietro e la casa del principe, che è Casa Benda, che è questa. Storie del castello ce ne sono tante, come per esempio quella del fantasma del castello, che è propria di tutti quanti, diciamo, un po' l'immaginario fantastico che attraversa la nostra memoria e della storia. Allora, io sono Flavia Maggioaprile e vivo qua a Graffignano, ho 54 anni e rappresento l'associazione culturale Le Filo Staccato Sofie. Questa associazione culturale nasce 6 anni fa dall'esigenza di donne, siamo attualmente circa 8 o 9 del direttivo che ci seguono, di recuperare tutte le vecchie arti, da quelle culinarie a quelle legate alla creatività e alla manualità, quindi dal ricamo al lavoro a maglia, alla tessitura e adesso anche alla stampa con erbe, con foglie degli alberi del nostro territorio. Attraverso i nostri lavori noi ci autofinanziamo. All'interno dell'associazione le nostre varie esperienze, anche estrazioni, ci portano poi a generare, come dicevo prima, vari eventi o organizzazioni o ricerca di fondi per l'acquisto di beni anche che rimangano all'interno del territorio stesso. Mi viene in mente 3 anni fa che abbiamo prodotto degli oggetti fatti a mano all'uncinetto, la cui vendita poi ha portato all'acquisto dei giochi dell'asilo di Graffignano. Qui ci troviamo all'interno del Castello Baglioni e per noi è una sede importante e unica perché è la sede del nostro evento importante natalizio, che è la casa di Babbo Natale. In genere dal 23 al 6 di gennaio Graffignano si accende completamente all'interno del castello con 1000 luci, alberi di Natale e ospita proprio la casa di Babbo Natale. Insieme alla casa di Babbo Natale ospitiamo sempre delle mostre aderenti all'argomento, quindi 2 anni fa abbiamo fatto una mostra di presepi fatti con materiali di riciclo provenienti dalle scuole, dalle case di riposo per anziani, dalle associazioni, da privati cittadini. Quest'anno invece l'idea è stata quella di fare una mostra di alberi di Natale ed è stata ugualmente estremamente interessante e molto varia. Ovviamente in collaborazione con la Prologo di Graffignano e con le altre associazioni
siamo sempre pronte a sostenere anche eventi di altre associazioni. L'anno scorso, attraverso l'associazione Open, sempre insieme alla Prologo di Graffignano, abbiamo sviluppato all'interno del castello, oltre che l'illuminazione di Allumi di Lumaca, che ormai è alla quarta edizione, abbiamo sviluppato tutta una serie di scenografie fatte tutte con mandala creati da noi all'uncinetto. Ce n'erano circa 85 posizionati sui portali antichi del castello, all'interno del borgo e diciamo a ricamare gli archi principali all'interno del castello Baglioni. Per noi è importante perché tutto questo ci consente di poterci dedicare ai nostri hobby, alla nostra creatività una volta alla settimana, sempre, tutto l'anno, e dedicandoci quindi uno spazio che diventa solo nostro. Ormai l'associazione è cresciuta e continuiamo a cercare di operare per lo sviluppo e per la promozione del nostro territorio. Grazie.